Io sono Annalisa Puleo e sono attualmente la presidente della Fabbrica del Sole Scar. La Fabbrica del Sole Scar è una cooperativa che è nata più di 10 anni fa, ormai quasi 15, nel 2000, quindi 16, e si occupa di energie rinnovabili ed ecologia sociale. E siamo quattro soci e in generale. E le professionalità inserite all'interno della cooperativa sono di vario genere, ci sono ingegneri, architetti, fisici e io personalmente che sono laureata in conservazione beni culturali. La Fabbrica del Sole si occupa di energie rinnovabili in senso lato, nel senso che ci occupiamo sia di progettazione di impianti integrati, sia di ricerca e sviluppo, ma anche di formazione e sensibilizzazione sul tema dell'energia, in un'ottica diciamo complessiva, olistica, che vuole vedere l'ecologia non soltanto come un campo tecnico e scientifico, ma allargato anche a tematiche di tipo sociali e comunitarie anche. Allora, 16 anni fa io ero, diciamo, un'amica dei soci fondatori della Fabbrica del Sole e il motivo che ha spinto queste persone a fondare la Fabbrica del Sole è una motivazione piuttosto alta, forse un po' utopica anche per qualcuno, quello proprio di fabbricare il sole e l'idea di cambiare il mondo in qualche modo, in piccolo, nel nostro piccolo, partendo dal proprio territorio, e quindi realizzare una rivoluzione di tipo ecologico che desse dei cambiamenti poi diciamo reali anche nella società. In breve, diciamo, realizzare dei progetti innovativi da un punto di vista tecnologico e sociale nel campo dell'ecologia sul proprio territorio, per gettare, diciamo, dei semi che poi si allargassero al resto del mondo. Allora, quando è nata la Fabbrica del Sole era composta appunto da un fisico, uno psicoterapeuta, un ingegnere, e ognuno di questi, diciamo, nel suo campo ha lavorato su un progetto specifico. La Fabbrica del Sole è nata per la realizzazione, il motivo, diciamo, contingente è stata la realizzazione di un impianto di compostaggio a Biocelle, un bando vinto dal Ministero dell'Ambiente per la creazione appunto di questo innovativo impianto. Ora il compostaggio è, diciamo, piuttosto comune. E 15 anni fa era un impianto all'avanguardia. E quindi queste diverse competenze si sono messe insieme per realizzare sia fattivamente il progetto, quindi proprio da un punto di vista tecnico di progettazione, ma anche per diciamo, valutare e realizzare una campagna che permettesse alla comunità di vivere questo impianto in maniera consapevole. Quindi, oltre alla creazione dell'impianto, ad esempio, è stata fatta una campagna di sensibilizzazione, di informazione nelle scuole, con le varie categorie sociali. Ora, la Fabbrica del Sole ha, diciamo, dentro di sé ulteriori competenze, appunto ci sono io che mi occupo diciamo più della parte di fundraising, promozione e progettazione diciamo di bandi di finanziamento, ci sono due ingegneri che si occupano della ricerca e sviluppo, un architetto, un'architetta anzi che si occupa della parte diciamo legata più all'edilizia e alla bioclimatica. In più c'è un comitato scientifico che supervisiona soprattutto le attività di ricerca e sviluppo, che è composto da un fisico, Emiliano, e una serie di professori dell'Università di Siena, dell'Università di Firenze e professori di ingegneria chimica e geografia anche.
E il comitato scientifico, il ruolo del comitato scientifico, come diceva, è quello di supervisionare e validare i progetti di ricerca, nonché quella di creare una rete sia nazionale che internazionale per i progetti che portiamo avanti e anche quella di realizzare quando, diciamo, serve delle pubblicazioni più o meno scientifiche sui temi che trattiamo. Allora, il modello che ha ispirato la nascita della Fabbrica del Sole credo che sia sicuramente stato quello cooperativista. E quindi l'idea di creare un'impresa, perché l'idea era quella di creare un'impresa, però il più possibile orizzontale, e quindi in cui le responsabilità e i ruoli fossero, diciamo, equamente suddivisi sulla base delle competenze, ma che riuscisse comunque a valorizzare e le singole persone e le singole attitudini. E quindi, diciamo, c'era anche un'idea di creare un nuovo modello, cioè di provare a sperimentare un nuovo modello imprenditoriale, un nuovo modello di economia, cioè far vedere che si può essere appunto azienda e cooperativa. E anche in maniera non speculativa, ecco, e rispettosa delle competenze e dei bisogni di ognuno. Tanto che all'inizio la cooperativa, ora non più, però all'inizio prevedeva i primi, diciamo, 4-5 anni, prevedeva un salario minimo per tutti, c'era uno stipendio base che copriva le esigenze di tutti e poi a seconda dei progetti che venivano realizzati. E c'erano dei compensi successivi, insomma, che andavano a aumentare questa base. Piano piano diciamo, il sistema di gestione è cambiato, anche perché è cambiata la cooperativa. Ho parlato dell'impianto di compostaggio come primo grosso progetto che ha, diciamo, permesso la nascita della cooperativa. Successivamente, per appunto le competenze interne della cooperativa c'è stata la possibilità di seguire l'onda del fotovoltaico con il conto energia, i sussidi, i contributi che il governo ha dato per diversi anni per l'installazione del fotovoltaico. I soci della cooperativa hanno avuto, diciamo, questa idea, cioè sono riusciti a seguire quest'onda, hanno fatto questo scatto successivo e quindi la cooperativa si è dotata di ulteriori ingegneri e all'epoca anche di una serie di operai. All'inizio c'erano quattro operai nella cooperativa per iniziare a realizzare gli impianti fotovoltaici e quindi abbiamo tutti quanti studiato, ci siamo messi a riformarci di nuovo sulla legge, sulle norme in questo campo. Abbiamo assunto degli operai e quindi siamo cambiati. E per, diciamo, 5-6 anni il core business della cooperativa è stato il fotovoltaico, la realizzazione di impianti fotovoltaici. Questo ci ha permesso di crescere ulteriormente. Abbiamo infatti creato 6 anni fa, 5-6 anni fa, ora non mi ricordo esattamente, un'altra azienda che si chiama Exergi SRL, che è composta, all'epoca era composta dalla Fabbrica del Sole per il 45% e per il restante 55% da altre aziende che facevano parte di Confindustria in quel caso, perché c'era comunque un interesse a lavorare, a progettare gli impianti fotovoltaici, quindi abbiamo creato questa azienda che realizzava grossi impianti fotovoltaici e quindi la Fabbrica del Sole Scarl cooperativa realizzava piccoli impianti fotovoltaici con i suoi operai. Exergi SRL, di cui la Fabbrica del Sole era socia, realizzava i grandi impianti attraverso la progettazione della cooperativa. E quindi c'è stato un grosso salto, diciamo, non soltanto, cioè, sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista di mentalità quindi ricambio di gestione e di contesto, perché da un gruppo di 5 amici ci siamo trovati a un gruppo di professionisti che appunto avevano a che fare con grossi clienti, grosse aziende. Abbiamo realizzato impianti fotovoltaici da vari megawatt per le, diciamo, aziende, anche SPA più grandi non solo della provincia d'Arezzo, ma della Toscana, e quindi anche appunto relazionarsi con imprenditori veri. Con
con associazioni di categoria, appunto come Confindustria, che non erano assolutamente nel nostro contesto iniziale. Però insomma la sfida è stata forte, è stata vinta. Io personalmente poi all'epoca mi occupavo principalmente di amministrazione, di contabilità, quindi insomma ecco, lavorare con parecchi zeri dietro era un po' ansiogeno, però insomma la sfida è stata vinta ed è andata bene, ha permesso diciamo anche a noi di fare degli investimenti e di arrivare al punto in cui siamo arrivati insomma adesso, di farci anche un nome, di creare un brand anche. Successivamente un ulteriore diciamo, passaggio è stato quello di creare un'ulteriore azienda, la FDS SRL, perché comunque la cooperativa, in quanto cooperativa, deve per statuto, ma anche per nostra insomma, scelta, far lavorare i propri soci. E quindi abbiamo deciso dopo qualche anno di esternalizzare dalla cooperativa la produzione. E quindi diciamo la cooperativa è ritornata un po' alla sua componente originale, quindi professionisti che lavorano loro stessi, e gli operai invece sono stati passati in un'ulteriore azienda che si chiama la FDS SRL, che è composta in parte, quasi per la maggioranza, da soci stessi della cooperativa, che però in quanto SRL può avere molto più facilmente, anche in maniera più coerente, degli operai e dei lavoratori dipendenti. E quindi con questo, diciamo, passaggio siamo arrivati alla struttura di com'è ora. Quindi la cooperativa, la Fabbrica del Sole di cui io sono presidente, che si occupa di progettazione, formazione, fundraising, ricerca e sviluppo. La FDS SRL che si occupa di produzione, è quella che c'ha i ferri, che c'ha gli operai, che installa gli impianti che la Fabbrica del Sole progetta, e poi è rimasta Exergi SRL, che ormai non fa più grandi impianti perché è finito, diciamo, il boom del fotovoltaico, ma si occupa della parte, diciamo, commerciale e quindi di promozione, acquista i componenti e è in una fase, diciamo, ora un po' di ridefinizione, dobbiamo un po' ridefinirla. Allora, col rischio di essere banale, i principali ostacoli che abbiamo incontrato sono stati principalmente quelli burocratico, amministrativi, leggi, leggine, IVA, tasse, cioè disbrigarsi, cioè per noi personalmente disbrigarsi in questo mare di burocrazia è stato veramente difficile, cioè molto molto complicato, cioè sicuramente ecco. Questo paese non è molto friendly in questo senso. E quindi, soprattutto nel periodo del fotovoltaico, c'è stato un momento in cui cambiavano le leggi in continuazione, in cui noi facevamo investimenti e in cui poi successivamente la legge modificava in maniera retroattiva quello che tu avevi fatto, adeguamenti nati così dal giorno alla notte. Questo è stato, diciamo, uno dei principali ostacoli che abbiamo superato studiando, con la formazione, avvalendoci di consulenti, insomma, esterni, esperti. Ci siamo creati intorno un avvocato, il commercialista e tutte, insomma, le figure che servono per un'azienda e un'impresa. L'altro ostacolo è, diciamo, tuttora, soprattutto nel campo, insomma, in cui lavoro io, è il problema del pagamento degli enti, che pagano tardissimo e più che altro senza certezza di tempi e di date. Questo naturalmente non permette a un'impresa di gestire in maniera sana i propri flussi di cassa. Cioè, il problema fondamentale ora è questo qui. Appunto, soprattutto di questo pagamento degli enti. Questo poi comporta il fatto che devi crearti degli strumenti finanziari per sopperire a insomma, a questi ritardi. Gli strumenti finanziari sono a scadenza. Se l'ente poi non paga è un problema, e quindi questo è un altro grosso problema.
Per il resto non abbiamo, diciamo, ecco, incontrato grossi ostacoli. No, siamo. E d'altro canto, però, devo dire che invece, cioè, a volte ciò che ci ha dato invece magari spinta così, a volte sono state anche magari appunto le reti con alcuni enti, la rete di conoscenze, devo dire, anche magari proprio individuali che ognuno di noi aveva. E devo dire, ecco, forse il punto, diciamo, di forza che in questi anni ci ha fatto andare avanti è stata proprio l'eterogeneità delle professionalità che erano all'interno della Fabbrica del Sole, che hanno permesso di stare al passo coi tempi. Se noi avessimo avuto all'interno, ad esempio, soltanto competenze di tipo tecnico o scientifico, una volta caduto, finito il boom del fotovoltaico, avremmo fatto come centinaia e centinaia di aziende nazionali che sono crollate. Invece, nonostante il mercato del fotovoltaico sia, diciamo, ora chiuso, noi avendo dentro competenze diverse, avendo sempre continuato comunque a investire in ricerca e sviluppo, siamo ancora in piedi e ora facciamo anche altro, insomma, ad esempio. In questo momento stiamo lavorando sull'autosufficienza energetica. Mentre facevamo gli impianti fotovoltaici, abbiamo continuato a investire nella ricerca e soprattutto nella ricerca dell'off-grid e quindi della possibilità di essere completamente scollegati dalla rete. E quindi l'utilizzo delle energie rinnovabili a isola, non connesse a, diciamo, le reti nazionali di approvvigionamento. E siamo usciti fuori con un prodotto che si chiama l'Off-Grid Box, un piccolo box che permette a un'abitazione di essere autosufficiente dal punto di vista energetico. Creiamo impianti di autosufficienza energetica e facciamo formazione su questo. E questo ci ha permesso di essere diversi dagli altri e di continuare ancora ora a lavorare. Allora, per quanto riguarda noi, dal punto di vista, diciamo, professionale, le competenze che servono, come dicevo prima, sono variegate, quindi competenze tecniche, quindi curricula scientifici, ecco, ingegneri, architetti, chimici, fisici. Però, credo, sottolineo che secondo me la nostra forza è stata quella di avere all'interno anche altre competenze, quindi anche di tipo umanistico o economico. Ad esempio, ora nella FIDS SRL ci sono persone che sono laureate in economia, alcune in economia internazionale, il che ad esempio ci ha permesso di aprirci dei mercati anche all'estero. Ora noi lavoriamo principalmente all'estero, in particolar modo nel sud del mondo. Con l'off grid in Italia lavoriamo davvero, davvero poco. E quindi ecco competenze eterogenee e variegate. Personalmente, ad esempio, la mia laurea in conservazione beni culturali e geografia posso dire che magari è servita per avere un'apertura generale nel mondo, sul mondo, però successivamente, insomma, ho fatto dei master sulla progettazione, sui fundraising, finanziamenti europei, finanziamenti nazionali, fondi strutturali. Quindi questa è una competenza che ora, ad esempio, serve molto, che, insomma, ci aiuta a fare, insomma, ad arrivare a quadrare i bilanci, ecco. E da un punto di vista umano, più complicato, cioè nel senso è difficile uscire dal personale, ecco. Devo dire che per noi, perlomeno per la nostra esperienza, le competenze personali che sono servite di più sicuramente sono state l'adattabilità di ognuno di noi nel cambiare ruolo, nel gestire situazioni diverse. Non venendo meno alla propria professionalità, perché a nessuno è stato chiesto se era ingegnere di fare, diciamo, il contabile. Però ecco, i nostri ingegneri fanno anche gli elettricisti se serve. E a volte è servito.
E quindi ecco questa adattabilità. E poi la capacità di spendersi per un progetto, di spendersi personalmente, di spendere il proprio tempo al lavoro per un progetto, quello tanto, tanto, ne spendiamo davvero tanto, forse anche più di quello che a volte sarebbe necessario. E poi credo la motivazione. Come appunto dicevo, ora stiamo lavorando sull'autosufficienza energetica e anche sulla formazione e l'informazione. E abbiamo ad agosto presentato un bando per gestire un complesso agricolo forestale regionale sopra Cortona, Monte Ginezzo appunto, con l'idea di realizzare lì l'Off-Grid Academy. L'Off-Grid Academy è un nuovo progetto della Fabbrica del Sole, nato appunto sulla scia dell'Off-Grid Box e di que del questi sistemi per l'autosufficienza energetica. Quindi l'idea di creare un centro di formazione nel quale raccontare non soltanto la tecnica e la tecnologia dell'autosufficienza energetica, ma anche la filosofia che c'è dietro, staccarsi dalle reti. Dell'approvvigionamento energetico vuol dire non soltanto non pagare più le bollette, ma anche vuol dire non usare più il petrolio, non finanziare più le multinazionali che appunto continuano a utilizzare petrolio, carbone a inquinare. Tagliare i fili della corrente vuol dire anche tagliare i fili con chi magari crea guerre e conflitti per avere metano, carbone e quindi energia per noi. E off-grid vuol dire anche comunità, vuol dire anche senso di comunità, vuol dire anche partecipazione, quindi riscoprire un nuovo modo di stare insieme, e sia in piccolo che in grande, quindi vuol dire sperimentare una comunicazione più ecologica, forme decisionali dirette, processi partecipativi sia di gestione che di decisione. Off-Grid Academy e anche Off-Grid Academy for Kids, ora siamo cresciuti un po' tutti, prima eravamo dei giovani e ora siamo quasi tutti mamme e papà, e quindi ci siamo ritrovati anche con la sfida dei bambini e quindi come garantire, diciamo, questo futuro migliore anche per loro. E quindi abbiamo creato lo Street Academy for Kids con l'idea di fare formazione, diciamo, contemporaneamente ad adulti e bambini su questi temi, sui temi dell'ecologia sociale, e in un'ottica però di un'educazione gentile, rispettosa dei tempi e dei diritti dei bambini, una formazione principalmente all'aperto, basata sull'esperienza, sulla libertà del bambino di esprimersi. E quindi tirando, insomma, insieme tutte queste cose ci serviva un posto dove fare questo. E quindi è capitato questo bando del comune di Cortona, abbiamo partecipato, abbiamo vinto e quindi da 2 settimane abbiamo questo gigantesco complesso agricolo forestale sopra Cortona. Sono 3 casolari di 250 metri quadri più o meno l'uno, 290 ettari di bosco, in cui stiamo iniziando i lavori per creare appunto l'Off-Grid Academy. Naturalmente il complesso sarà tutto off-grid, quindi sarà possibile venire lì e toccare con mano il fatto che si può essere indipendenti dal punto di vista energetico, e si potranno fare appunto corsi, seminari per adulti e bambini. Ci sarà da coltivare, da seminare, perché tanti di questi ettari sono a seminativo, quindi a breve dovrebbe nascere anche un'altra figliolina della Fabbrica del Sole, che è la Fabbrica del Sole azienda agricola. Stiamo lavorando, diciamo, adesso su questo per poter gestire la parte forestale, quindi insomma una nuova gigantesca sfida su cui stiamo lavorando adesso. Puntiamo molto sulla formazione. Devo dire che almeno una volta l'anno ognuno di noi, o in maniera personale, ma principalmente in maniera collettiva,
realizziamo dei momenti di formazione interna. Per fortuna ci sono, diciamo, anche gli strumenti che ci permettono di farlo attraverso finanziamenti, quindi diciamo negli ultimi 5-6 anni siamo sempre riusciti a sfruttare queste opportunità per formarci internamente. Allora, ad esempio, partiamo da ora, adesso sta partendo un progetto di formazione interna che faremo sulla comunicazione e web marketing, molto, diciamo, trasversale, sarà per tutti perché appunto fino a qualche tempo fa avevamo una persona interna dedicata a questo tema. Abbiamo deciso di farlo internamente, però diciamo non avevamo le competenze per farlo, quindi a parte, vabbè, la parte tecnica di realizzazione dei siti, così abbiamo deciso che vogliamo gestire noi questa parte, e quindi faremo una formazione di quasi 80 ore soltanto su questo tema. E un'altra formazione che faremo sempre quest'anno è sull'LCA, quindi il ciclo, la certificazione LCA, quindi il ciclo di vita del prodotto, per capire, diciamo, l'impronta ecologica di questo off-grid box. Quindi verrà un professore dell'Università di Siena a formarci su questo tema. Questo è molto importante perché se vogliamo, diciamo, che l'off-grid box da progetto diventi prodotto, deve soddisfare appunto diverse norme, standard, e quindi ora partiamo con l'LCA. L'anno scorso abbiamo fatto un corso sulla certificazione CE, sempre per il box, quindi sono venuti degli ingegneri esperti in questo tipo di certificazione e abbiamo lavorato con loro per la certificazione. Un altro tipo di formazione che abbiamo fatto negli ultimi tempi è sull'acqua. Io no, personalmente, però in questo off-grid box una delle caratteristiche che ha è quello di rendere potabile l'acqua, e quindi avevamo bisogno di una formazione, diciamo, serrata anche qui sulle norme, le certificazioni per rendere l'acqua, cioè potabile, non per rendere l'acqua potabile, insomma per certificare che l'acqua prodotta dal box fosse potabile, e quindi è stata fatta una formazione su questo. Qualche tempo fa, ormai più di 4-5 anni fa, abbiamo fatto una formazione interna sulla ISO, quindi ci siamo certificati ISO e, attraverso però una formazione interna, perché non volevamo che fosse una cosa calata dall'alto e che poi fosse d'ostacolo ai nostri, insomma, lavori e alla gestione. Poi individualmente, diciamo, ognuno di noi fa della formazione sui propri temi, quindi gli ingegneri, oltretutto loro sono anche obbligati a farlo, quindi fanno la propria formazione. Cos'altro abbiamo fatto di formazione? La formazione CE, la ISO, abbiamo fatto una formazione sulla progettazione europea in inglese, oltretutto perché avevamo necessità un po' tutti di rispolverare il nostro inglese, quindi abbiamo fatto anche lì quasi 120 ore di progettazione europea. Mi sembra che basti. Devo dire, in maniera sempre piuttosto estemporanea, cioè non c'è una vera e propria strategia di gestione del rischio, a parte naturalmente quelle formali e amministrative, quelle lì vengono gestite con gli strumenti necessari, insomma, per gestire un'azienda, quindi quello è tutto un altro discorso. I rischi dell'attività vengono gestiti con tanta flessibilità personale, con tante riunioni, incontri e dialoghi, cioè cerchiamo insieme sul momento di gestire l'emergenza. Ecco, oltretutto noi facciamo un lavoro in cui le emergenze possono succedere, cioè proprio per le cose che trattiamo, cioè si può rompere un tubo di un impianto, può succedere che un pezzo magari non è più disponibile, quindi un progetto che avevi fatto deve essere completamente cambiato. E quindi, diciamo, individualmente i soci si prendono il loro piccolo pacchetto di rischio e provano a gestirlo individualmente, se non ci riescono individualmente lo gestiscono con gli altri, ecco.
Per il resto poi ecco, i rischi, altri rischi ad esempio sono per i progetti, così noi firmiamo puntualmente fideiussioni personali perché naturalmente non ci sono istituti bancari che danno prestiti o mutui sulla fiducia e quindi ecco, questi rischi ce li assumiamo personalmente, ecco, magari il rappresentante legale chiede agli altri soci di poter condividere il rischio. Ecco, ad ora non è mai, ecco, accaduto niente, abbiamo gestito sempre tutto in maniera molto, cioè, interna e condivisa.